A Imola non solo si può visitare un magnifico centro storico, ma si può anche andare da Battilani. Sì? Buongiorno, sono Patrizio. Buongiorno. Carissimo. Battilani Benito, presidente del Club Romagnolo Automoto d'Epoca, vicepresidente ASI, presidente Commissione Tecnica Federazione Internazionale Veicule Ancien FIVA, campione dell'ultima edizione di Lascio Raddoppia per la materia moto anteguerra. Scusa, proprio qui in salotto sotto alle opere d'arte, cos'è questo? Ma adesso avevo solo quel buco lì per mettere questa cornice che l'ho comprata perché mi piaceva tanto. No, ho capito, ma la cosa strana, scusami Battilani, non è la cornice e il quadro, la cosa strana è il motore. Che motore è? È un Harley Davidson. Piacere, io mi chiamo Rosa. E cosa ne pensa dei soprammobili del marito? Effettivamente la penso così anch'io. Anche la signora Battilani va in moto e partecipa ai motoraduni in costume d'epoca. La frase che dicono gli uomini è donne e motori. Sì. Allora lei cosa prova a essere sullo stesso piano dei motori? Cioè, non so se mi spiego. Un pelino più giù, io adesso. Più giù, non più su. Capito come sta la passione, che prima vengono i motori, poi vai nella moglie, tutto lì. Ma com'è cominciato tutto questo? Andavo alle elementari e avevo 6-7 anni. Potevo avere in tasca 2 lire. E invece della merenda, il piccolo Benito comperava rottami meccanici. Ecco che io poi portavo a casa, spendendo queste 2 lire, 5 lire, e poi con le pinzettine cominciavo a raddrizzarlo, cominciavo a metterlo a posto. Cos'è questo? Questa è malattia, questo è qualcosa che non funziona. Prego, si accomodi. Oh, mamma mia! Ma è veramente il paese dei balocchi questo qua? Che meraviglia! Di solito la gente comincia e dice, ah, che bello, e poi quando è fuori dalla porta dice, ma sai, quello è matto. Più che matto, Battilani è filosofo perfezionista. Basta sentire come critica aspramente il restauro non filologico di questa motofrera. L'ho trovata così e l'ho dovuta prendere perché non è un modello che non avevo. Però ci sono delle cose da mettere a posto, è importante. A me sembra perfetta. I difetti sono, prima di tutto, i filetti nei parafanghi non ci vogliono, non esistevano. Gran parte della moto è stata cromata, invece a quest'epoca era solo nichelata, perché la cromatura è uscita nel 28 in America ed è arrivata in Europa nel 30. Quindi questa qui è una moto del 22, certo, e non la può, cromatura non può averla. Sì. Per cui deve essere messa a posto. No, ma guarda, ma io direi proprio fa schifo, anzi io te la porto via perché qui non ci può stare e non fa la sua figura. È meraviglioso. Diciamo che prima di portarla via la metterò a posto. Comunque, il collezionismo perfezionismo non sarà esagerato? Dov'è il problema? È un gioco. Deve essere così. O si rispetta la storia o perché io devo falsificare. Chi mi dice, non sa, l'ho restaurata così perché è più bella. Ma se tu sei un genio, fanne una oggi bella. Non andare a profanare quello che ha fatto l'altro. Una pietà più bella di quella di Michelangelo ci sarà, ma lascia stare quella, poi ne inventi una che sia più bella. Piuttosto che male restaurare, meglio ben conservare. Qui, se andiamo a vedere, abbiamo già dei punti dove la ruggine ha fatto del lavoro, dove a un certo punto i filetti si intravedono. Però è la conservazione, questo l'ha fatta la mamma. Dalla conservazione al restauro ci vai in 24 ore, dal restauro alla conservazione mai più. Se perdi la storia, hai perso tutto. E Battilani delle sue moto sa storia, vita, morte e miracoli. Scusa, questo qua che cos'è? Un fanalino? Fino alla soglia del 1930, quasi tutte le moto hanno la lubrificazione a perdere. Per cui l'olio non va dal serbatoio al motore e dal motore al serbatoio. Sì. Va dal serbatoio al motore e via. Nel 1924 Anderson stabilisce i 224 km/h. Parliamo di questo modello. Questo qui è andato in 224. 1300 di cilindrata. Questo cavallone qua? Sì. Ma dietro al cavallone c'è un asinello. Cos'è questa qui? È la prima moto di Capirossi. Ma dai, davvero? Che è una Mancini che si era piazzato bene e io sono riuscito ad acquistarla
E più in là c'è la moto di un altro campione di motocross, Liverani da Faenza. Rientra in una storia non più della moto, ma della persona. La storia dell'uomo è ancora più importante. Perché? Perché la moto, se non c'è questa, ce ne sarà un'altra, ma quell'uomo non ci sarà più. Benito, filosofo esistenzialista perfezionista, ma anche romantico naturalista. Queste sono delle noci mangiate che hai trovato dove? Dentro il serbatoio della Condor, che lo scoiattolo aveva fatto la sua casina, e i suoi viveri. La sua dentro il serbatoio? Perché mancava il tappo. In pratica lui ha tenuto dei Chip e Chop, che hanno usato la moto forse più del proprietario, anche i gusci delle noci, dai. E le hai tenute? Sì, ma le terrò sempre. Questa è la storia che io ho di quella moto lì. Venga, venga. Questa cos'è? Anzi, vieni. Oh, no. Qui, un po' di... Questa è la sala operatoria? No, cos'è? Questi qui sono gli ammalati. Ah, è l'ospedale, sì, praticamente. Che bello. Comunque sono... Che senso che dà di ferro vecchio, però, eccitante. Però attenzione, queste sono quelle che già si reggono in piedi. Perché sono da mettere le mani, ma si reggono in piedi. Guzzino? Sì. Guzzino. Quando si reggono in piedi è già una cosa... Guzzino di mio nonno. È già una cosa importante. Comunque qui... Tu hai i pezzi da collezione di domani. Da mettere a posto. Da mettere a posto. Sono una BMW. Quella militare. Col sidecar. Sì, quella militare, l'Africa Corps. E Battilani le moto le mette a posto con le sue mani. Per trovare di fare un cambio buono ne ho smontati 5, dello stesso modello, sia chiaro. I pezzi bisogna conoscerli e poi, a secondo di quello che uno ha bisogno, logicamente si orienta. Ma come fai a riconoscere un pezzo? Sono tutti uguali. Più passi il tempo e più se ne impara a conoscere. Quel famoso tempo che si dice che uno ha acquisito l'esperienza, quella famosa esperienza che fa fare i capelli bianchi, e quando sei al culmine dell'esperienza qualcuno ti dice: tu ne hai troppo, vieni con me. E vieni via, vieni in paradiso dove ci saranno delle meravigliose moto d'epoca, dove tra una nuvola e l'altra andrai con delle Harley Davidson che non ti sei mai sognato. Sei contento? Contentissimo. Adesso gli faccio un'altra confidenza. Sai perché tu qui ti faccio vedere le celle, i carburatori, e le celle... Perché non me ne intendo e quindi non, è, sì. Non posso rubarti i segreti. Perché se vieni il collezionista che gli è, se mi chiede una cosa, non posso dire non te la do, perché tra di noi queste cose si regalano. Sì. Vabbè, ti vuole, tieni. Vabbè. Quando ho bisogno io, sa come... Io invece non te la chiedo. Tu non me la chiedi, allora... Guarda, stavo giusto per chiederti... No, una sellina, ma no... Questo angolo del suo regno Battilani non ve lo farà mai vedere. Ah. E a me invece l'ha fatto vedere, Tomò.